Ciao ragazzi, benvenuti in un nuovo video. Ragazzi, anche oggi parliamo di micromobilità elettrica. So che è un tema che vi piace tantissimo e che volete sapere. Rispondo a una domanda che uno di voi mi ha posto qui su YouTube. Fox, perché le bici elettriche non possono superare i 250 watt e invece i monopattini elettrici i 500 watt? Ragazzi, forse ne avevamo già parlato in qualche video passato, però cerco di essere molto stretto e vi faccio un riassunto. In poche parole, ragazzi, perché? Perché sono due mezzi distinti, differenti e che non possono essere paragonati. Perché? La bicicletta elettrica a pedalata assistita non deve superare i 250 watt perché appunto è a pedalata assistita, cioè il motore, l'impianto elettrico deve solo aiutarti a camminare, non deve spostare in toto al 100% il tuo peso. Capito? Cosa che nel monopattino elettrico, se non avesti potenza, il peso non lo smuovi, perché tu sul monopattino non hai i pedalini per aiutarti ad andare avanti. Sul monopattino tu sali e acceleri, perciò ovviamente lì è necessaria potenza in più. Cosa che su tutte le bici elettriche a pedalata assistita non hai necessità, perché io posso anche disabilitare il motore, pedalare e vado avanti con la mia pedalata standard, ok? Perciò su bici elettrica, ragazzi, non superate i 250 watt come decreto. Sui monopattini non andate oltre i 500 watt. In più, per il dual motor potete utilizzare sì il dual motor, però devono essere 250 e 250. Non potete utilizzare due motori da 350 e 350, 500 e 500. Perché? Perché superereste i 500 watt che hanno scritto in questo decreto. Se poi voi mi dite: ma Fox, ma ascoltami, ma se io ho due motori da 500 watt, non posso utilizzarne uno solo in città e l'altro lo vado ad abilitare in salita quando devo salire a casa mia che sto in montagna? Certo che lo puoi fare, ovvio che lo puoi fare. Cioè, questa era un'idea che avevo anche io sviluppato, infatti ho acquistato un secondo motore, però ragazzi alla fine non l'ho fatto. Perché? Perché nel concreto, se mi fermano e leggono su entrambe le ruote la presenza di due motori da 500 watt, per loro quello è un 1000 watt, quello è un dual motor 500 più 500, ovviamente non più in regola. Posso anche fare valere le mie ragioni facendo vedere che in città accelero e ne giro uno solo, ma loro mi possono dire: lo hai disabilitato ora, ma quando te ne vai da qui tu li abiliti entrambi e cammini con entrambi. Perciò, a prescindere, tecnicamente è fattibilissimo, perché anche io lo volevo fare prima dell'uscita e conferma di questo decreto provvisorio, anche se tanto provvisorio non è, perché a quanto pare andranno avanti e si riporterà nel tempo. Però no, non lo puoi fare, non puoi farlo. Il motore deve essere solo uno da 500 watt massimo, o se sono due, 250 e 250. Perché ragazzi, loro si fermano a leggere l'etichetta. Cioè, puoi anche dire eventualmente: sono due, sì, ma lavorano a 250 e 250, perciò in totale sono 500. Ma a loro non gli importa, perché non hanno in quel momento la strumentazione per andare a fare le varie misure, per vedere se nel concreto è vero che
l'assorbimento, la potenza massima è quella, la potenza nominale è quella, non hanno la strumentazione e non sono nemmeno loro pagati per fare questo controllo. Oggi, un domani, forse, si attrezzeranno, come anche all'estero, che hanno anche le pedane dove mettere il monopattino per farlo, diciamo, rullare e vedere velocità massime. Però per ora in Italia non c'è. E in più ti voglio raccontare una cosa che sto vedendo in questi giorni dalle mie parti. Tantissimi con i monopattini elettrici, con tutto il sellino, girano per la strada, ragazzi, per le città. Ma dico, il decreto è chiaro, il sellino è vietato, cioè da regolamento, se ti fermano te lo sequestrano. E invece ti posso dire che nel giro di un paio di giorni ne ho visti un bel po' che girano col sellino. Alla fine io mi faccio i fatti miei, perché a me non mi interessa. Però per farti capire che i controlli sì, ci sono, però non sono come all'estero, perché se fossimo qui, città estere, sequestro per tutti, ragazzi. Va bene, per questo video è tutto, spero sia stato chiaro. Iscriviti al canale, lasciami un bel like, commenta sotto, fammi sapere se il video ti è piaciuto. Ciao e al prossimo video.